presentazione di questo nuovo lavoro che si chiama, il titolo è Stress e autoipnosi. Ora, prima di entrare nei contenuti, io volevo ringraziare il gruppo Anima, perché ogni volta mi dà anche l'opportunità, oltre a pubblicare il libro, mi dà l'opportunità anche di poter essere presente qui e fare la presentazione del libro. Volevo ringraziare anche chi ha curato l'editing, che è Camilla Ripani, che ha fatto un ottimo lavoro. Il libro, come avete visto, forse non so se avete visto, è corredato anche di un CD con delle tecniche di rilassamento. Ci sono due presentazioni di una giornalista, un mio avvertimento e poi un percorso con delle tecniche che conduce la persona all'acquisizione di una tecnica di autoipnosi o di rilassamento che poi può autogestire in modo del tutto autonomo. Che cosa mi ha portato a scrivere o mi ha indotto a scrivere questo libro? Innanzitutto, voi sapete, noi sappiamo tutti che lo stress è una condizione oggi che riguarda la maggior parte delle persone, quasi la totalità delle persone, o quantomeno tutte le persone che vivono in contesti urbani o per questioni di accelerazione dei tempi, o perché bisogna essere iperefficienti, o perché bisogna essere ipercompetitivi, o per le condizioni proprio di vita ambientale, spesso si trovano in una situazione di stress. Gli stress possono essere anche di diversa natura, possono essere anche ambientali o possono essere anche long distance stress, cioè per esempio tutti noi siamo stati preoccupati, siamo stati un po' stressati e anche in ansia per esempio per un possibile conflitto in Siria, o anche la stessa situazione di centrali nucleari quando esplodono e ci sono dei problemi riguardo alle radiazioni atomiche, tutti quanti entriamo in stress. Questi sono long distance stress. E poi ci sono anche degli stress che hanno a che vedere con la nostra dimensione personale, cioè con la nostra struttura di personalità, per cui a volte noi ridefiniamo i contesti di realtà in cui viviamo in modo stressante perché rispondiamo a delle determinate credenze o convinzioni profonde che ci danno una lettura distorta della realtà, ma per cui proviamo tensione e andiamo in stress o in ansia. Quindi, visto che questa condizione che riguarda lo stress riguarda quasi tutti, cioè ci sono stress che hanno a che vedere con con la dimensione giovanile, no? Ci sono i ragazzi che vivono molto spesso condizioni di stress nel momento in cui si staccano dalla famiglia e vanno alla ricerca di ideali da seguire, quindi un momento che sia dal punto di vista biologico come sia dal punto di vista psicologico è un momento di stress. Ci sono degli stress che sono correlati a delle dipendenze, cioè sono situazioni di dipendenza o da alcol o da fumo o da sostanze, dipendenza dal gioco, dipendenza dallo shopping compulsivo, dipendenza dai nuovi strumenti mediatici. Se voi camminate per strada, il 50% della gente cammina così, cioè non guardano, o se stanno o col telefonino o sono messi lì o stanno fermi, cioè non esiste più la relazione con l'altro. Quindi questo a volte, se diventa accentuato, diventa un fenomeno che porta anche a una condizione di stress. Pensate che questo è un problema molto serio, questo addicting da strumenti in Giappone è diventato una cosa estremamente seria, perché i bambini proprio crescono, cominciano a utilizzare proprio da subito questi strumenti, e voi sapete che attraverso questi strumenti si può comunicare con il mondo esterno, si può comunicare con l'altro. Di fatto quello che accade è che non c'è una relazione effettiva con l'altra persona, per cui queste persone non sono, questi ragazzi una volta cresciuti non hanno la capacità di gestire adeguatamente le emozioni relazionali o legate alla relazione, cioè abituati a relazionarsi attraverso internet, quando si trovano all'interno di una relazione reale non la sanno gestire, cioè sono degli analfabeti emotivi. Cioè, e stanno partendo dei programmi di rieducazione alla gestione dell'emozione per questo tipo di persone. Quindi manca lì una condizione di stress notevole. Le condizioni che sono legate allo stress sono vastissime e credo che ognuno di noi ha una percezione personale anche di situazioni stressanti, no? Cioè, per esempio, poi dobbiamo distinguere anche una condizione di stress fisiologico, che è l'eustress, ossia quella condizione di stress che mi consente
di vivere adeguatamente il momento e di attivarmi in modo adeguato rispetto al contesto che sto vivendo. Per esempio, io in questo momento posso avere un minimo di stress, ma questo stress mi aiuta a essere particolarmente presente qui e a gestire forse con più attivazione la situazione, che è diverso da uno stress che può essere legato a una dimensione psicologica. Per esempio, se io entro in ansia ogni qualvolta devo fare una conferenza in pubblico, quello è una condizione di stress o di disturbo che è legato a tutta una serie di dimensioni psicologiche interne. Quindi c'è un eustress, che è uno stress cosiddetto buono, e c'è il distress, che è legato a tutte delle condizioni che possono essere esterne o determinate da situazioni psicologiche che appartengono proprio alla struttura di personalità della persona. Quando noi entriamo in stress, inizialmente c'è tutta un'attivazione della fisiologia e della biologia, per cui noi ci attiviamo per essere pronti rispetto a quello che dobbiamo affrontare. E questa è una condizione normale, cioè una condizione che normalmente tutti possiamo affrontare. Se lo stress perdura nel tempo, la disfunzionalità che noi produciamo all'interno della nostra fisiologia, che significa accelerazione del battito cardiaco, aumento della frequenza respiratoria, disturbi gastrointestinali, sudorazione, tensione muscolare, sono tutta una serie di fattori che, se perdurano nel tempo, poi creano disfunzionalità nell'organismo, e quando l'organismo non è più in grado di adattarsi o di tamponare questo tipo di disturbi, poi iniziano una serie di patologie. Infatti c'è una quantità di patologie che sono di tipo psicosomatico, che nascono da condizioni di stress prolungato negli anni, che determina una disfunzionalità prolungata negli anni, per cui poi dopo 5-10 anni di disfunzionalità inizia la patologia. Quindi una dispepsia, una difficoltà digestiva che dura per 5 anni poi diventa gastrite e diventa una patologia completamente staccata dalla condizione di stress. Quindi vedete che lo stress è in qualche modo coinvolge, credo, vastissime aree della popolazione. Alcune persone poi vivono anche condizioni di stress che sono degli stress anticipatori rispetto a determinati disturbi. Tutti quelli che soffrono di crisi di panico vivono costantemente nello stress perché temono che la crisi possa ripresentarsi. E allora fanno tutta una serie di automedicazioni per evitare che si ripresenti la crisi. Però vivono nel costante allarme che la crisi possa ripresentarsi, per cui limitano anche i loro comportamenti. E allora, in una prima sezione del libro descrivo un po' tutte queste situazioni in modo un po' divulgativo. Quindi l'intento era quello di poter offrire una metodologia molto semplice di gestione dello stress, di fare in modo che, utilizzando questo percorso attraverso il CD, attraverso queste tracce che sono presenti nel CD, che sono delle tracce dove la persona viene educata progressivamente a stati di rilassamento profondo, una volta che ha acquisito la tecnica, che è estremamente semplice, può autogestirla e quindi può attenuare la tensione e lo stress nel quotidiano. Basta un esercizio di 5-10 minuti due volte al giorno ed è, in questo modo si educa la mente a uno stato di quiete. Allora, se io voglio ipertrofizzare i miei muscoli, voglio avere un fisico tonico, vado in palestra e mi alleno, vado 2-3 volte alla settimana in palestra e faccio allenamento, alleno i miei muscoli. Se voglio mantenere la mia mente in uno stato di quiete, io la devo allenare, io la devo educare, la devo allenare a uno stato di quiete. Quindi l'esercizio costante e frequente, anche di 5-10 minuti due volte al giorno, consente di educare la mente a questo stato di quiete. Questo significa che quando noi ci ritroviamo in situazioni stressanti, la nostra reattività sarà completamente diversa, cioè saremo in grado di gestire meglio la situazione di stress, saremo più focalizzati, meno distratti, avremo una capacità di decisionale che è basata su uno stato di tranquillità, quindi sarà più efficace, e avremo meno tensione, per cui somatizzeremo meno e creeremo meno disfunzionalità nel nostro organismo. Allora, questo era uno dei primi intenti, cioè quello che desideravo era poter offrire
una metodica estremamente semplice, quindi non complessa come tante altre, no? Voi sapete che tecniche controllo dello stress ce ne sono tante e ne descrivo alcune nella seconda parte del libro, di cui ora poi parlerò. Il secondo intento che mi ha portato a scrivere su questo argomento era quello di dare forma a 10 anni di lavoro che io ho svolto all'ospedale Sacco quando ho creato appunto questo centro di medicina psicosomatica e funzionale integrata, dove noi trattavamo i pazienti con disturbi stress correlati e con lievi disturbi d'ansia con un approccio olistico che aveva a che vedere con e quello che facevamo era veniva definito l'abito costituzionale delle persone. Su questa base modificavamo il regime alimentare, quindi lo studiavamo, davamo tutta una serie di indicazioni dell'alimentazione sulla specifica tipologia e sulle disfunzioni che la persona presentava in quel momento, quindi l'alimentazione diventava terapia. Modificavamo lo stile di vita in relazione al tipo di abito costituzionale che queste persone avevano. Utilizzavamo lì dove era necessario anche qualche farmaco, perché questi pazienti avevano una storia clinica e farmacologica piuttosto lunga, quindi non potevamo sganciarli immediatamente dai farmaci. A volte una piccola quantità di farmaco restava, ma cercavamo di ridurla al minimo. Utilizzavamo dei fitocomplessi che avevano la funzione di ribilanciare le persone e utilizzavamo un percorso di tipo psicologico in 8 sedute, dove c'era una parte era legata proprio a questo tipo di educazione, dove le persone acquisivano questa tecnica di autorilassamento, più c'erano una serie di visualizzazioni guidate che avevano la finalità di far elaborare alla persona alcuni aspetti e soprattutto di lavorare sull'aggressività e sulla rabbia, perché la rabbia è una parte o una dimensione che ognuno di noi vive e che ci porta a condizioni di stress molto spesso. Sono delle rabbie che non sono adeguatamente elaborate, rabbie che sono piuttosto arcaiche nella misura in cui la rabbia non è adeguatamente elaborata porta a tutta una serie di disturbi, anche di tipo psicosomatico. E quindi il percorso che presenta nel CD è esattamente è la prima parte di questo percorso che facevamo al Sacco. Quindi quello che io volevo era un po' concretizzare tutto questo lavoro che era stato fatto, che abbiamo trattato più di 2000 pazienti che sono entrati nel percorso e devo dire con una 60-70% di successo rispetto a una attenuazione marcata dei loro disturbi. Inoltre utilizzavamo anche delle tecniche bioenergetiche per alcuni, quindi attraverso questo approccio che comprendeva anche questa dimensione psicologica venivano trattati questi tipi di disturbi. Il terzo intento è quello che questo libro è l'introduzione anche all'autoipnosi evolutiva integrata. Io ho fatto una presentazione qui sull'autoipnosi evolutiva integrata e è un percorso breve in 35 ore in cui le persone apprendono questo tipo di tecniche, si lavora con un approccio di tipo ayurvedico proprio sullo stile di vita, sull'alimentazione e con dei fitocomplessi, si utilizzano anche esperienze di ipnosi regressiva e una volta appresa l'autoipnosi attraverso questo tipo di percorso si utilizzano delle autoinduzioni che la persona può auto gestire e che vanno a toccare alcune aree esistenziali importanti che sono il senso e lo scopo della nostra esistenza, il senso della libertà, il contatto con la parte più profonda del nostro sé e con quella dimensione di amore che spesso supporta la nostra esistenza e quindi la capacità di co-creare a partire da quel livello. Allora, questi erano i 3 intenti che sono un po' mi hanno spinto a creare questo lavoro. Questo lavoro, nella sua prima parte, affronta il problema, cioè il paradigma della coscienza. E io sono molto legato a questo tema perché ritengo che ognuno di noi debba in qualche modo effettuare un percorso
introspettivo, ma che possa portare la nostra mente a quel livello di silenzio che è un livello che ha in sé la capacità di armonizzare diversi aspetti della nostra fisiologia e della nostra vita. Quindi, cioè portare la nostra mente progressivamente verso questo livello ultimo, basilare, che i fisici lo chiamano campo unificato di tutte le leggi di natura, ma non è altro che una coscienza molto profonda, il nostro sé più profondo, è quella dimensione dalla quale emergono tutti i nostri pensieri, dalla quale emergono i primi mattoni fondamentali dell'esistenza che poi orientano sia la nostra struttura fisica, sia la nostra linea esistenziale, perché da questo livello si generano dei campi, vengono generati i campi morfogenetici. Stiamo parlando di dimensioni ancora preatomiche, fisico-quantistiche, e lì, in questi primi mattoni dell'esistenza, che si creano proprio per ognuno di noi ha un abito costituzionale e un temperamento. Questo abito costituzionale e questo temperamento dipendono proprio da questa dimensione, che è una dimensione estremamente sottile, che addirittura agisce a livello del nostro DNA. Quindi il primo capitolo, che è abbastanza esteso, un po' parla di questa dimensione, di quanto sia importante per ognuno di noi raggiungere quel livello in modo tale che poi possiamo anche utilizzarlo per armonizzare la nostra esistenza. E poi, come vi dicevo, vengono descritte diverse aree che riguardano lo stress, quindi condizioni come gli attacchi di panico, le nuove dipendenze, lo stress nell'adolescenza. C'è anche un'altra sessione che riguarda le diverse tecniche che consentono di attenuare lo stress, e quelle citate sono: una delle più semplici, che è il rilassamento frazionato muscolare, che è una tecnica che si può apprendere tranquillamente, uno progressivamente rilassa tutti i propri muscoli. Un'altra delle tecniche descritte è il training autogeno, che molti di voi lo conoscono, ed è nei suoi esercizi di base proprio ottimo per l'attenuazione dello stress. Poi c'è un capitolo sulla meditazione trascendentale, al quale io sono particolarmente legato perché utilizzo la meditazione da più di 30 anni. Ho avuto la fortuna anche di stare con Maharishi Mahesh Yogi, che proprio mi ha trasmesso tutta una serie di informazioni e di conoscenza molto profonda, che poi ha trasformato proprio in modo sostanziale, devo dire, la mia vita. E poi parlo un po' anche dello yoga. Parlo dello yoga che, come voi sapete, è un sistema di vita che riguarda sia i nostri comportamenti, una nostra attitudine alla vita, anche un'attitudine del nostro pensiero morale, e anche tutto ciò che ha a che vedere con l'Hatha Yoga, quindi sono quelle posizioni che tendono a attenuare quella che è la dimensione di disfunzionalità nel nostro organismo. Un altro capitolo importante poi riguarda l'ipnosi e l'autoipnosi. La gente, quando sente il termine ipnosi, tende un po' a preoccuparsi, perché ci sono tutta una serie di fantasmi sull'ipnosi che non corrispondono per niente alla verità. L'ipnosi non è altro che una focalizzazione dell'attenzione, un'iperfocalizzazione dell'attenzione, e questo consente alla persona di poter accedere a delle memorie estremamente profonde che sono all'interno della nostra coscienza. Quindi non significa essere in balia dell'ipnotizzatore, non significa perdere il controllo, non significa essere suggestionati in modo negativo. Vi dirò di più: c'è una quota di coscienza critica che impedisce sempre che qualcosa che non sia consono ai propri principi morali venga fatto. Quindi c'è una parte di noi che è costantemente vigile, che controlla il processo e che può interromperlo in qualunque momento. Almeno questo nell'ipnosi clinica, non nell'ipnosi da baraccone. Molte persone pensano che l'ipnosi sia un sonno, perché è una sorta di sonno dove uno non ha controllo della propria consapevolezza, e in effetti questo nasce dal fatto che per molto tempo all'interno delle tecniche di induzione di trance si usa il termine sonno ipnotico, però non è per niente un sonno, la persona è estremamente vigile, estremamente presente, anzi ha un livello di ipervigilanza, focalizzata però. Detto questo, poi
si va un po' a, verso la fine alla descrizione di quello che è l'autoipnosi evolutiva integrata. Ecco, questo è un po' il corpo del lavoro. E c'è anche un capitolo sulla meditazione trascendentale e istruzione, perché essendo la meditazione trascendentale una tecnica che non solo determina il controllo dello stress, ma consente agli studenti di migliorare tutte le performance cognitive e anche di tipo emotivo, si è visto che è particolarmente utile quando viene inserita nelle scuole a livello della scuola media o delle scuole superiori. E devo dire che in Sud America si sta facendo moltissimo e ormai sono migliaia e migliaia di ragazzi che utilizzano la meditazione trascendentale nelle scuole come tecnica di miglioramento delle performance scolastiche. Addirittura credo che anche la meditazione è utilizzata anche per le forze armate in alcuni paesi del Sud America. Quindi è un tipo di lavoro che abbraccia diverse aree, ma dove sostanzialmente l'oggetto è proprio lo stress. Come attenuare lo stress, come controllarlo e come migliorare le nostre performance cognitive e come anche mantenere uno stato di quiete attraverso l'apprendimento di questa tecnica.